Ciao, siamo io. 3, 2, 1, go! Buongiorno ragazzi e ragazzi, oggi sono ritornata qui con un nuovissimo video. Ebbene sì raga, finalmente dopo non so quanto tempo, cioè, siamo quasi arrivati a marzo e le pagelle non erano ancora uscite. Che giorno è? Che giorno? Oggi è il 26 febbraio e oggi sono uscite le pagelle, finalmente direi. Perché raga, veramente, cioè, no. Ok, allora, oggi è 26 febbraio, io sono qui a registrare questo video per farvi, per raccontarvi un po', per parlare delle mie pagelle assieme a, della mia pagella assieme a voi, perché pagelle, ok? Della mia pagella assieme a voi. Ma questo è l'ultimo anno? Ebbene sì, raga, mi ricordo che appunto quando stavo alle elementari dicevano vabbè, tu sei piccola perché vai in quinta elementare, poi vedrai in prima media i voti, non potrai più avere un voto alto perché in prima media, alle medie no. E tuttora mi dicono che alle superiori non potrò prendere voti alti perché magari è più difficile. Forse è vero, raga, forse pure io mi sto un po' complessando, io alle superiori magari i voti, vabbè. Però noi mettiamoci forza e ce la faremo, ma non siamo ancora arrivati alle superiori perché andiamo con calma. Questa è la pagella del primo quadrimestre, quindi c'è ancora un secondo quadrimestre avanti. Raga, mamma mia, raga, sto studiando questa frangetta, non so se la vedete, tra poco la taglio e mi faccio tipo la testa quadrata. Ok, tralasciando giù. Vi volevo dire che appunto, cosa stavo dicendo? Il secondo quadrimestre è da poco iniziato, quindi ci dobbiamo impegnare semplicemente e sperare a un voto più alto, aspirare ad un voto più alto. Raga, devo dire la verità, allora, manca pochissimo all'esame di terza media, perché ormai manca poco. Ditemi, scrivete giù nei commenti se già state iniziando a preparare tesine o comunque collegamenti, io non ancora, cioè proprio io no. Ho pensato l'argomento, non lo dirò, lo dirò alla fine di tutto, quando sarà finito ve ne parlerò, così per scaramanzia. E scrivete giù nei commenti, non per forza l'argomento di cui volete parlare, ma se avete appunto fatto i vostri collegamenti, perché io sto ancora a zero. Però tralasciando ciò, la mia paura più grande sono le invalsi, perché raga, io veramente non so come le supererò. Però tralasciando ciò, basta, siamo qui per il primo quadrimestre a vedere tutto. Allora raga, devo dire la verità, questa pagella è stata una delle pagelle più soddisfacenti della mia vita scolastica, perché sono riuscita a raggiungere il 10, ma non il 10 in arte, non che arte sia una materia così, a parte che io sono negata in arte, però tralasciando ciò, leviamo da mezzo, però comunque ho preso 10 in una materia molto pesante, ecco, e perché sono riuscita a prendere in tutti i compiti appunto del primo quadrimestre 10, quindi sono riuscita a non calare di voto e sempre stare sulla linea. Non so come, raga, non chiedetemelo, ho studiato, però sono contenta appunto. E ora vi leggo appunto i voti principali, tipo inglese, italiano, in matematica, e poi vi leggo il voto più basso che ho preso, così da farvi capire io quanto. Ora vi faccio vedere, aspettate. Allora, il voto più basso quale? Diciamo almeno qual è il voto più basso. Il voto più basso, dico il numero? Dici solo il numero. Il voto più basso è 6. In una materia che bisogna studiare tanti libri, tante pagine, bisogna studiare tanto. Ma d'altronde io sono Marghe, quindi aspettate. Allora, vediamo un po'. Capire. Una materia che quando io andavo a scuola serviva per alzare la media. In effetti, fino all'anno scorso io avevo, no, però vabbè, pensate che abbiamo cambiato professore ogni anno. Io tornavo a casa e dicevo, mamma, guarda qua la mia pagella, però c'ho 9 in questa materia. Io no. Poi vediamo qual è la materia. Vabbè, c'è anche da dire che io sono un po' negata in questa materia, però, okay. Però dai, va bene. Allora, vogliamo sapere, no, facciamo prima i voti più alti oppure la materia più bassa. Dai. Voti più alti, dai. No, io partirei da quelle metà, partiamo da alcune metri, dai, partiamo da un 8, ci sta un 8. Ok, dai. Sì, allora, abbiamo inglese 8, sono molto happy. You speak English. Sì, sono molto happy perché, raga, io nelle lingue straniere sono un po' negata, però
ce l'ho fatta, riesco a cavarmela in inglese. Il dramma è sempre in francese, però vi dico il voto in francese, ho preso 7 in francese e sono contentissima del risultato, ve lo giuro, io punto sempre a voti alti, ma in francese no, perché raga veramente... però ci metto forza e riuscirò a prendere un 8 al secondo quadrimestre in francese, ce la farò. Comunque andiamo avanti con i voti appunto sull'8, che sono inglese e italiano, quindi italiano e inglese ho preso 8. Poi il 9 l'ho preso. Ah, è un comportamento distinto, 9, quindi sarebbe, non lo so, raga. 9 in geografia e il 9 in storia. Evviva, raga! Vi giuro, raga, io quest'anno in geografia e in storia ci ho buttato proprio il sangue. No, ve lo giuro, raga, ve lo giuro. Facevo quasi le nottate per studiare tutto. Non che io non sapessi le pagine precedenti, però riguardarti tutto, tutto il libro, tutte le cose prima che ti sei studiata, vi giuro, io... Tralasciamo. Però dovremmo, a questo punto devi migliorare, però dai, dobbiamo provarci. A fare cosa? A fine anno. Questo 9, un voto in più. Ah, sì, a superarlo, sì. Vediamo un po', dai. Vediamo, può essere pure che la prof, essendo che abbiamo cambiato di nuovo la professoressa di italiano quest'anno, molto brava, per carità. Però penso che al 10 non ci arrivi. Pensate che matematica comunque ce l'abbiamo dal primo anno, per questo magari sei un po' più conosciuto, diciamo... Raga, sto gesticolando un sacco, però vabbè. Allora, e quindi ho preso 9 in geografia e 9 in storia, raga, ve lo giuro. Quest'anno, il primo quadrimestre, ho buttato il sangue dietro queste due materie, tralasciando ciò. Ci manca ancora il secondo quadrimestre, quindi butterò altro sangue, però non fa niente. Tralasciando ciò, abbiamo avuto ottimi risultati, quindi mi sono impegnata per un risultato ottimo. Poi scienze, ma no, raga, vi giuro, addio. Scienze, ho preso 10. Ebbene sì, raga, ho preso 10. Sono contentissima perché le interrogazioni in scienze funzionano a capire, cioè tutte le pagine, tutto quanto in una giornata. Quindi, raga, cioè, io sono troppo soddisfatta che ho preso 10. Arriviamo all'altro 10. Voglio scoprire qual è l'altro 10. Non mi è voluto dire niente a me. L'ha detto la materia? No. Ha detto scienze, dici? Ho detto l'altra materia. L'altra materia non l'hai detto ancora? No. Forse hai parlato, però... Allora, raga, sono riuscita a prendere a tutti i compiti del primo quadrimestre. Chi ti segue lo sa, però, eh? Esatto. 10. Tutti 10. No, ho capito. E sono strasoddisfatta di questa cosa, sono contentissima. Una materia che amiamo. Orgogliosa, tanto, devo dire, perché, raga... Sì, sono contentissima. E ho preso in che materia? Matematica 10. Ebbene sì, raga, fate un applauso a me. Dai. Ok. Ok, tralasciando ciò, la mia gioia in matematica. E sono contento. Bene. Perché tutti dicono, pensi a fare video, non pensi alla scuola. No. Massimo impegno in, esatto, tutto, specialmente... Poi ci sta, raga, la scuola, che assolutamente. Qual è la prima cosa di impegnarti? La scuola, tutto? E la poi scuola. Viene tutto. E poi, raga, diciamo, ci sta che un giorno, improvvisamente, prendi un voto più basso da quello che hai preso, però si recupera. Anche a me è capitato, però si recupera. Quindi... L'importante è... impegnarsi e recuperare, esatto. Dai. Quindi, ok, ora siamo arrivati al momento che tutti aspettavate. Io lo so, tutti aspettavate quel voto. Il voto è là. Quel bellissimo 6, che è fantastico, no? In una materia che bisogna studiare. È il voto più bello. Poi ho preso 9 anche in religione, quindi giusto per dirvelo. Dai, vediamo un po' questa materia. Allora, che si deve studiare tanto. Raga, so che lo stavate aspettando, lo so. Ve lo leggo, anche se non vi vedo, però ve lo leggo. Allora, in questa materia ho preso 6 e la materia è... Educazione fisica! Io a scuola, durante la mia scuola, quando andavo a scuola portavo la pagella a casa e dicevo, dai però, ho 9 in educazione fisica perché non si studiava. Ma
Questo significa che sei proprio l'antisport. Che uno che prende sei educazione fisica. Signora, diciamo, raga, che abbiamo capito tutti che. Ma nemmeno un canestro, un fatto niente. No. Nemmeno una corsa, no. Niente. Proprio... Allora, raga, ma io la, non, sicuramente no. La potete sfidare, la battete in tutti. No, però quando mi impegno poi ce la faccio, raga. No, dai, non sfidatemi quando sono stato, arrabbiata. È stato un buon 6 generale, un 6 a tutti. Diciamo che mi ho messo il 6 politico per motivi che non sto qui a dire, perché sinceramente no, non sono successe cose precedenti, basta, non voglio parlare di cose... Comunque, raga, sono contentissima. Devo dire che ho preso in materie che mi portavano tantissimo. Le altre materie, vabbè, raga, più o meno quelli sono i voti, quindi... però le materie che mi portavano di più ve le ho dette. No, niente da togliere alle altre, però ok. E niente, raga, quindi però questo è solo il primo quadrimestre. Il adesso secondo ci aspetta. La tesina, bisogna studiare molto, molto, raga, io di già più sto morendo. Alla fine. Allora, raga, io ho trovato un poi ve ne parlerò, però ho trovato un tema molto bello, per carità, però raga, collegarlo già mi sto morendo. Io già ho fatto qualche... Facciamo una cosa, secondo voi. Quale sarà il Quale tema sarà della mia tesina? Il della tesina di Marghe? Raga, io non so come collegare niente. Cioè, ho provato a collegare qualcosa sul computer, su Word, ma... No, no, dobbiamo fare una tesina, devi fare una tesina originale. Ma è originale. Originale. No, no, dico su Word, ho iniziato a smanettare okay. Un po' sul computer. Dai. Non a cercare su Google, però, capito. Oh, vabbè, poi ve ne parlo in un altro video. Se i commenti sono disabilitati, dove devono commentare? Su Instagram. Come ci chiamiamo? Marghe Giulia Kawaii, trattino basso. Ragazzi, official. Marghe. E quindi niente, raga. Non ho capito come ci chiamiamo? Marghe Giulia Kawaii, trattino basso, official. Su TikTok Marghe Giulia Kawaii, sul secondo canale Marghe Giulia Games. E se volete le maglie, le cover, le tasse, cuscino e tantissime altre cose, tantissimi altri colori, andate su www.marghegiuliakawaii.it. Raga, allora, io vi dico che non vi parlo ora della tesina, cose di questo genere, perché ce ne sarà modo. Penso anche dopo le invalsi inizierò un po' a parlarne di più, ok? E quindi ci saranno video un po' più. E niente, quindi vi mando un bacio, e ci vediamo al prossimo video.